Partiamo subito dal tuo ingresso in campo, quindi dal secondo tempo. Pozziello entra, cambia un po' la nocerina in campo, non perché voglio dare tutti i meriti a te, si vince in 11, si perde in 11, però hai dato più velocità, hai dato più freschezza, non per niente dai tuoi piedi sono partiti gol del pareggio e poi c'è stato quello che c'è stato. Cosa è cambiato in voi? No, diciamo che siamo entrati nei spogliatoi, il mister ci ha dato i giusti accorgimenti e poi siamo stati bravi a pareggiare subito e poi man mano il pubblico ci ha dato i supportati e siamo riusciti a vincere questa partita che era molto importante, visto che era la prima in casa, ci tenevamo un po' per l'ambiente, un po' per i tifosi che ci stanno vicini e noi stiamo lavorando da un mese per raggiungere questo obiettivo e ci siamo riusciti. Quanto ha influito l'emozione della prima in campionato nel primo tempo? Un po' ci sta, soprattutto per i giovani, comunque non c'era, non sto io a raccontarla, un po' di storia ce l'ha, quindi diciamo che quando ci siamo andati non c'è la curva, abbiamo fatto ingresso e vedere tutta quella gente in tribuna si sentivano, infatti il secondo tempo ci hanno trasportato, quando abbiamo pareggiato c'era proprio la gente che ti trasportava per vincere la partita, è stato stupendo. Ecco, parliamo un po' tecnicamente di questa partita, dai. Un primo tempo forse un po' da dimenticare da parte della Nocerino, forse, non so, troppa voglia di fare subito bene vi ha portato a sbagliare, ad essere troppo frettolosi, a volte anche un po' lenti, a non prendere le giuste contromisure. Poi nel secondo tempo qualcosa è cambiato, avete creduto più nei vostri mezzi, avete messo sotto il Grumento, anche se nel primo tempo tutto sommato siamo stati anche abbastanza fortunati con i due legni presi Sì, dagli ospiti. è vero. Diciamo che il primo tempo siamo partiti che volevamo vincere subito, avevamo troppa fretta e delle volte ce l'avevamo troppo la giocata, chiunque di noi, no, uno sì e uno no, tutti quanti. Poi il secondo tempo, come ho detto, il mister ci ha aiutato un po' facendoci capire alcune cose, dicendoci un po' cosa fare, siamo stati bravi nel farlo e vincere questa partita. Ecco, in vista della prossima trasferta a Brindisi, quanto è importante, quanto è stato importante vincere oggi? Molto, molto, perché comunque vincere già che parti con 3 punti andiamo su un campo caldo, però noi sappiamo che abbiamo una settimana dura, però andremo lì e ci giocheremo la partita come tutte quante. Comunque noi siamo la Nocerino, non siamo una squadra chiunque, andremo lì e vediamo cosa succede.